Eccoci qui, salve a tutti, ben trovati nel canale YouTube di Radio Radio. Inauguriamo oggi una nuova rubrica, una rubrica che ci porterà a farvi conoscere un po' meglio alcuni calciatori, magari dei nuovi acquisti delle nostre squadre, ma più in là nel corso della stagione vi faremo vedere non solo dei calciatori singoli ma anche delle partite, per entrare un pochino di più in profondità nel dettaglio di alcune situazioni, delle caratteristiche dei giocatori e delle caratteristiche dei sistemi di gioco e dei perché magari all'interno di una partita, nelle dinamiche di una partita, nel gioco del calcio, che è un sistema complesso formato da tantissimi sottosistemi che inevitabilmente si intersecano tra loro, e quindi ognuno di questi sottoelementi, in questo caso possiamo dire i calciatori, sono una parte molto importante di uno spartito che poi è la partita, con mille sfaccettature. In questo momento inauguriamo questa rubrica con un calciatore, un nuovo acquisto. Parliamo di un nuovo acquisto dell'Inter ed è Valentino Lazzaro, perché evidentemente lo faremo in una chiave un pochino più approfondita. Cercheremo di entrare nel dettaglio di alcune caratteristiche generali di Valentino Lazzaro, uscendo un po' dai canonici video che possiamo vedere su questa piattaforma, perché come potete sapere, insomma, all'interno di questo canale vogliamo fare delle cose un pochino più approfondite. Su YouTube troverete tantissimi video di Valentino Lazzaro in tutte le sue forme. Noi cercheremo un po' di andare un po' più in maniera analitica su di lui, perché secondo me, ma secondo noi, guardare un calciatore soltanto con mostrando le cose più belle che fa, non magari facendo vedere delle difficoltà che può avere, quindi dove può andare a migliorare, è soltanto una faccia della medaglia, che però evidentemente è anche un'altra parte. Abbiamo voluto iniziare con Valentino Lazzaro, nuovo acquisto dell'Inter, arrivato nel mercato estivo per una cifra considerevole, perché parliamo di più di 20 milioni di euro. Un ragazzo che però è interessante e vi vado a spiegare perché. Una breve introduzione su di lui: Valentino Lazzaro è un ragazzo del 1996 di nazionalità austriaca, ma la mamma è greca e il papà angolano. Lui cresce con tantissima fede e con una voglia e una passione per la musica sconfinata, tant'è vero che diventerà famoso prima che da calciatore, da quasi da youtuber, perché le azioni, le sue skills rimbalzano sul grande schermo del web prima che lui poi possa mostrare le sue qualità al pubblico da calciatore professionista. Perché abbiamo iniziato da Valentino Lazzaro? Beh, perché innanzitutto è un calciatore che probabilmente chi non ha seguito la Bundesliga conosce meno, avrà visto delle cose, avrà visto le sue qualità, ma magari non è entrato nel dettaglio. Considerate che la storia di Valentino Lazzaro e dell'Inter nasce 7 anni fa, era il 2012, Lazzaro che inizia a giocare nelle giovanili, molto piccolo, del Grazer. Ovviamente all'interno dell'Austria gli occhi degli osservatori del Salisburgo sono degli occhi molto molto attenti e vanno a guardare per filo e per segno anche le piccole realtà. Ebbene, il Salisburgo lo prende e lo porta nel proprio settore giovanile fino ai 16 anni. Quando avviene una cosa, anche gli scout dell'Inter sono molto attenti e decidono di portarlo a Milano. Si oppone però la mamma. La mamma non vuole, e in quel momento lui non ancora maggiorenne, non vuole fargli affrontare una nuova nazione, una nuova realtà. Preferisce fargli in qualche modo terminare il processo di maturazione in Austria. Tant'è vero che nel 2012 il trasferimento salta, però nello stesso anno, a novembre, diventa, esordendo nel massimo campionato austriaco, il giocatore più giovane della storia di quel campionato ad aver esordito. 5 anni tra alti e bassi nel Salisburgo, fino al 2017, quando diventa un calciatore dell'Hertha Berlino, che lo prende in prestito, ma poi a suon di prestazioni, a suon di galoppate sulla fascia, Valentino Lazzaro viene riscattato per 7 milioni di euro. Stiamo parlando di quello che viene considerato al momento il miglior giocatore austriaco,
o miglior prospetto di giocatore austriaco dopo David Alaba. In un certo senso possiamo anche dire che per qualche aspetto ci sono delle analogie. Alaba nasce terzino, ma al piede per giocare praticamente in tutte le zone del campo. Guardiola, quando allenava il Bayern Monaco, lo ha inserito anche sulla mediana, gli ha fatto fare il centrocampista. E Lazaro invece fa un percorso praticamente opposto, perché nasce da trequartista, viene piano piano spostato e allargato nella posizione. Lui occuperà nel corso del tempo quasi tutte le posizioni del campo, farà la mezzala, gioca, come vedremo, tra l'ala destra, il centrocampista destro, ma anche il terzino. Come avete potuto ben immaginare, è un destro naturale, un destrorso, deve migliorare, e questa è la prima cosa che diciamo, nell'utilizzo del piede debole. Però se vogliamo possiamo partire con la nostra analisi di Valentino Lazaro. Io partirei dalle partite nell'Hertha Berlino. Gioca 31 partite in questo campionato, segnando 3 gol e fornendo 7 assist. Gioca prevalentemente da esterno di centrocampo nel 3-4-3, ma è stato impiegato anche nel 4-2-3-1 come ala destra alta e nel 4-2-3-1 come invece terzino destro. Dividiamo nelle fasi di possesso e di non possesso diciamo gli indicatori per circoscrivere le sue caratteristiche. Allora, in qualche modo possiamo dire che Valentino Lazaro è un calciatore molto molto esuberante. Perché? Perché è un calciatore che tenta diversi dribbling nel corso delle partite. Considerate che ha una media di 3,5 dribbling a partita, con un'efficacia del 60%. È un giocatore che quindi cerca di creare la superiorità numerica, prova a farlo in tutti i modi per attaccare. È un calciatore che utilizza sia lo smarcamento in appoggio, quello che erroneamente viene definito l'inserimento senza palla, quindi va in appoggio, va a sostegno, quindi cerca di andare dietro la linea della palla e proporre un fraseggio corto e rapido, no? Diciamo tipicamente può essere una triangolazione, però lui in fase di costruzione bassa riesce ad abbassarsi, vuole abbassarsi per far giocare più rapidamente possibile e con una pulizia di passaggio magari il difensore centrale che sta impostando l'azione. È molto bravo nelle sovrapposizioni, che credo siano in questo momento il suo marchio di fabbrica, ma anche con lo smarcamento in diagonale alle spalle del blocco difensivo, quello che viene chiamato il taglio, quindi il taglio fuori, quando dal centro si taglia verso destra o verso sinistra, oppure quando dall'esterno si taglia verso il centro. È un giocatore che possiamo vedere dai video, tenta molto spesso il dribbling, e il dribbling lo fa sia con il pallone tra i piedi, quindi tentando una giocata, cercando di resistere anche fisicamente ad alcuni attacchi, ma anche spostandosi il pallone e poi andando a superare l'avversario con la sua velocità. Crossa in mezzo, è un calciatore che tenta di andare sul fondo per crossare. L'accuratezza dei suoi cross è del 26%. Che cosa significa? Che sui 94 cross tentati l'anno scorso con la maglia dell'Hertha Berlino, il 26% poi è arrivato effettivamente ad un compagno in area di rigore. Questo significa che è un calciatore che tenta il cross, non ne tenta tanti, ma è un ragazzo costante, un'ottima velocità di base, una volontà di creare la superiorità numerica, quindi una capacità anche di dribbling, una voglia di dribbling importante, ripeto, sia in appoggio che anche con un taglio o in sovrapposizione. Sicuramente a livello di fase di possesso deve migliorare molto nella conclusione in porta. Ha un ottimo destro e lo deve utilizzare, anche perché è stato in questo anno di Hertha Berlino il giocatore che ha calciato più calci d'angolo. Era il giocatore al quale veniva affidato il calcio d'angolo da destra ad uscire sul dischetto
dell'area di rigore, sul dischetto di rigore, però deve calciare di più in porta. Lo fa, lo ha fatto e lo vediamo anche nei video attraverso azioni personali, però sfrutta poco l'1-2, quindi un dribbling, smarcamento, passaggio al compagno per poi ricevere il secondo passaggio e calciare in porta. Questo per quanto riguarda la fase di possesso, dove lui ama soprattutto partire largo, andare o verso la linea di fondo oppure tagliando dentro dopo un appoggio, cercando di sfruttare lo spazio che gli è stato creato dai compagni di squadra. Ripeto, deve migliorare un po' nel tiro in porta, nella gestione dei palloni a livello proprio di fraseggio, perché non per mancanza di qualità tecnica ma per magari un po' di distrazione perde una media di 11 palloni a partita. Lo fa, però c'è da dirlo, soprattutto nella metà campo avversaria. Deve, ecco, rimanere un pochino concentrato, perché negli appoggi per esempio abbiamo notato che rischia alcune volte un controllo un pochino più lungo, che in un paio di occasioni nel corso del campionato hanno portato poi a gol avversari. In fase di non possesso palla invece è un ragazzo che a livello di caratteristiche nella transizione offensiva è il primo ad andare a cercare di recuperare il pallone con la pressione, da non confondere con il pressing, perché la pressione è un'azione individuale, il pressing è un'azione corale, collettiva, che comporta l'utilizzo di più calciatori. Non è un giocatore da contrasto, quindi abbiamo visto che la media dei suoi contrasti è molto bassa. Soprattutto in fase difensiva Lazzaro è un giocatore che deve migliorare molto. Quando è stato impiegato da terzino nel corso di questa stagione ha denotato una difficoltà innanzitutto nell'andare a fare la doppia visione di uomo palla, quindi lui era molto proiettato sul pallone e rischiava in alcune situazioni, come possiamo vedere, di dimenticare l'uomo alle spalle oppure di tardare lo scivolamento indietro e quindi la scappata, e poteva essere colto ogni tanto in difficoltà perché, capendo questa situazione, i giocatori avversari si adattavano di conseguenza. Non lo ha aiutato, dobbiamo dire, la linea difensiva, soprattutto Lukaksen, che era il giocatore più prossimo a lui, il difensore centrale destro, che ogni tanto nelle partite dove l'attaccante avversario era un pochino più furbo e si staccava dalla linea difensiva lo seguiva praticamente fino a centrocampo, lasciando un buco sul quale però Valentino Lazzaro doveva cercare di agire in maniera differente. Cosa fa però in fase di non possesso palla? Innanzitutto, chiamato da esterno di centrocampo o da ala, è un giocatore che cerca di togliere tempo e spazio alla giocata avversaria, senza andare troppo a contrasto. L'ho detto prima, è un giocatore che effettua pochi contrasti, ma cerca di occupare la linea di passaggio nella sua zona, quindi cerca di togliere una o più linee di passaggio all'avversario nella zona che gli compete. Questo agevola un po' anche il movimento a salire di tutta la squadra, che può essere più compatta e cercare di aggredire il pallone più alta. Altra cosa, quando viene schierato nel centrocampo a 5 o a 4 è il giocatore che poi va a fare il quinto di difesa, quindi scala a livello difensivo, si abbassa sulla linea per fare il quinto, stringendo ovviamente la posizione quando la palla è sul lato opposto e quindi cercando di creare più densità. Deve migliorare nelle uscite, nella scappata difensiva, nelle diagonali difensive, ma credo che Antonio Conte non lo utilizzerà da terzino, bensì gli farà fare l'esterno, quindi togliendogli un po' di incombenza. Nelle transizioni invece positive, quindi in recupero di palla, è un giocatore che si mette subito a disposizione del compagno per andare ad attaccare la linea difensiva. Quindi nella doppia situazione, in transizione offensiva, quando non recupera il pallone si mette però immediatamente in smarcamento preventivo, allargandosi molto per tentare poi in fase di ripartenza rapida di andare subito ad attaccare la linea difensiva e sfruttare la sua velocità. In transizione negativa invece, una volta persa palla, ecco lì deve migliorare un po', perché ci mette un pochino troppo a capire il movimento da fare, quindi o andare in marcatura oppure scappare all'indietro per coprire una zona di campo. Detto tutto questo, credo di poter sintetizzare bene il valore di Valentino Lazzaro dicendo che è
secondo me, per il momento un ottimo esterno di centrocampo, soprattutto con una difesa a 3 diventando il quinto di difesa. Nelle sue caratteristiche principali troviamo la velocità, le accelerazioni, la voglia di tentare il dribbling e di creare la superiorità numerica per poi andare a crossare in mezzo. Deve migliorare in fase realizzativa, deve essere più assist man, tirare di più in porta maggiormente, andare a tagliare quando c'è bisogno dentro il campo, sfruttare anche una buona qualità fisica. A livello temperamentale credo si possa definire un ragazzo molto intelligente, che va ad abnegarsi soprattutto nell'apprendere quello che deve fare. Perché? Perché ci sarà bisogno di grandi lezioni da parte di Antonio Conte, soprattutto sulla fase di non possesso palla, che è per il momento un po' il punto debole di Valentino Lazzaro, sul quale però può migliorare. Le cose peggiori le ha fatte appunto giocando da terzino destro, però credo che a livello concettuale Conte voglia sfruttarne le qualità atletiche e la voglia di creare la superiorità numerica, proprio per avere due esterni, uno da una parte Lazzaro e uno dall'altra Perisic, che affrontino l'uomo e che creino la superiorità numerica con soprattutto la qualità nel controllo e nella gestione del pallone anche in velocità. Quindi detto tutto questo, per me è un ottimo acquisto, credo che meriti un 4 stelle su 5, proprio perché è un ragazzo giovane sul quale poter costruire un ottimo esterno di centrocampo. Quindi questo è quello che vi dovevamo. Spero di essere stato esaustivo nel andarvi a raccontare in qualche modo quello che è Valentino Lazzaro, e spero possiate apprezzare questo nostro tentativo di farvi conoscere pregi e difetti di calciatori e di squadre che insomma ci interessano particolarmente. Magari le prossime i prossimi video saranno anche su calciatori che magari si conoscono un po' meno, che mai arriveranno in Serie A, ma che potranno diventare i crack del futuro. Grazie e ci vediamo alla prossima. Ciao.